Mario, puoi mettere sui 108.7? Sentiamo. Radio Cassa Dritta. Ma tu la prendi, Radio Cassa Dritta. Voi la prendete, Radio Cassa Dritta. Radio Cassa Dritta. Giovedì pomeriggio, Radio Cassa Dritta, solo musica techno. E adesso? Cassa. Adesso niente, ragazzi, non c'è più da scherzare. Scusa. La situazione è drammatica. Che Lo sapete che mi è successo? Che è successo? Allora, sabato sera durante il Bresaola numero 100, una ragazza, una fan scatenata, mi ha inseguito e mi ha strappato la ciocca dei capelli. Io c'ho un buco dietro, cioè stanno più i capelli dietro. Mi ha rovinato l'immagine. Ah, regà, non lo sapete, una figura del merda. Oggi sono uscito da casa e uno mi ha detto: ah, Massimo, ma che c'ha la piazza di Spagna dietro? Ah, regà, c'ho un buco e sembra piazza di Spagna. Dove forza chiama il parrucchiere. Dove sta il numero del parrucchiere? Ciao, qui. Dove sta? Zoo. Animali feroci. Predatori. Uccelli. Quaglie. Coiffeur. Parrucchiere, t'ho trovato, ma ti chiamo. È strana l'agenda comunque. Salve Davide, buongiorno, sono Massimo. Sei Daniele? Chi? Daniele. Ma chi cerca? Daniele chi? Daniele, era un mio compagno di classe, mi ha detto che un giorno sarebbe venuto a lavorare da voi. Dal parrucchiere? E che dal fruttivendolo, dal parrucchiere, no? No, non esiste proprio Daniele qua. Vabbè, faccio con te. Sì. Senti, mi è successo un casino, una catastrofe. Sì. Io so, Massimo il Gladiatore, sono il DJ più famoso che c'è in Italia, forse anche in Europa. Sì. Praticamente io faccio i rave, metto tutta musica techno con la cassa distorta, e durante le serate mie i ragazzi proprio si strappano i capelli. Sì. Però stavolta è successo che mi hanno strappati a me i capelli. Una certa Venusca, una stronza che mi sono fatto due volte e poi non ho più chiamata, per vendicarsi, mi ha strappato i capelli da dietro. Sì, però non facciamo, diciamo, le station, noi non li facciamo. Ma come faccio io? È l'immagine! E mettere, ma è grande la ciocca che se l'ha strappati. Sarà come un bonsai. Si vede? Si vede, è brutto si vede. Dove? Davanti? Di dietro. Dietro? E t'ho detto dietro. Che le posso dire? Al limite possiamo avvicinare qualche taglio, qualcosa. No, i capelli corti non se ne parlo, io faccio più una serata se mi tagli i capelli. No, proprio corti. Però, se viene... possiamo vedere qualcosa da vicino. Lei me lo dice, non mi posso immaginare niente. Se tu capisci, io ho un'immagine da difendere. Massimo il Gladiatore. Esagerazione. Vieni qua, non ti preoccupare, che si può fare comunque. Senti, allora, mi garantisci che chiudi il negozio? Sì. Che non fai entrare nessuno? Sì. Che entro solo io? Sì. Che non mi vede nessuno? Sì. Che parcheggia la biga? Sì. Davanti al negozio? Sì. Senti, allora, mi garantisci che chiudi il negozio? Sì. Che non fai entrare nessuno? Sì. Che entro solo io? Sì. Che non mi vede nessuno? Sì. Che parcheggia la biga? Sì. Davanti al negozio? Sì. Senti, allora, mi garantisci... Ah, dai, vai! Sì. Possiamo che non togliere... fai nessuno? Mario, per favore, che entro solo io? Sì. Quanto che non vede avanti, nessuno? Sì. Che parcheggia la biga? Sì. Davanti al negozio? Sì. Senti, allora, mi garantisci... Dai, che però...